Ma innanzitutto credo che si debba chiarire molto bene quelle che sono in qualche modo le emissioni connesse con la produzione del cemento e con l'utilizzo poi del cemento valle. Quindi prima di tutto è importante comprendere che le emissioni del cemento sono per circa un terzo collegate al processo di combustione necessario per attivare, diciamo, la chimica in qualche modo del processo e quindi arrivare a produrre il semilavorato clinker e per due terzi invece sono collegate con le materie prime impiegate nella produzione del clinker. Questo rende immediatamente comprensibile il fatto che il nostro settore appartenga ai cosiddetti hard to abate, cioè a quella parte di produzioni industriali che siano difficilmente comprimibili dal punto di vista appunto dell'emissione di CO2, in particolare appunto quelle legate alle materie prime connesse al processo. Questo significa che noi abbiamo diverse leve per poter abbattere ovviamente il sistema e le emissioni, però ovviamente sono complicate. Da un lato c'è un uso, diciamo, più efficiente del prodotto cemento all'interno del calcestruzzo e all'interno delle costruzioni, dall'altro c'è un uso di materie prime, diciamo, sostitutive del clinker, che è il semilavorato chiave nella produzione del cemento. Queste materie prime alternative possono essere loppe d'alto forno, possono essere ceneri volanti, che sono però a loro volte soggetti in qualche modo a un processo di uscita dal mercato proprio per causa della decarbonizzazione. Quindi diventa inevitabile a un certo punto pensare che alcune soluzioni, da un punto di vista disruptive in termini di tecnologie, quali per esempio la cattura della CO2, piuttosto che altri scenari in qualche modo di questo tipo, siano in qualche modo presi in considerazione in maniera molto importante dal punto di vista del legislatore e anche di chi sviluppa queste tipologie di tecnologie, perché un conto è ovviamente catturarle, diciamo, dal processo, un conto poi è riutilizzarle prima di tutto e possibilmente, e poi invece instradarle e veicolarle verso invece altre aree o attraverso dei sistemi di trasmissione, attraverso delle pipeline, diciamo in qualche modo, per andare poi a pompare questa CO2 all'interno di magari pozzi esausti petroliferi, ex petroliferi o di giacimenti gassosi, oppure possibilmente riutilizzati. Quindi chiaramente le tecnologie del futuro dovranno necessariamente passare per un salto, diciamo, tecnologico molto importante che prevediamo possa venire nel corso dei prossimi 10-15 anni e sui quali ovviamente la nostra industria sta intensamente lavorando insieme al settore tutto in Europa e in altre parti del mondo.